Tra circa un mese, il 17 aprile, si andrà al voto per decidere se impedire alle società petrolifere di proseguire le attività di estrazione di idrocarburi in mare entro le 12 miglia dalla costa. Un tema, quello del blocco delle estrazioni del gas entro le 12 miglia, che riguarderà direttamente il distretto energetico Ravennate, considerato il più importante d'Italia, l'hub dove opera Eni Upstream, nel quale si gestiscono tutte le attività di estrazione, esplorazione e perforazione per l'Italia centro-settentrionale. Ieri pomeriggio, nella sede di Eni, in via del Marchesato, si è tenuta un'assemblea per parlare della questione referendum, a cui ha preso parte anche Emilio Micelli, segretario generale della FILCTEM CGIL. Molti lavoratori preoccupati, che sperano che il 17 aprile non si raggiunga il quorum dei votanti e che le attività del DIX e dei circa 6.000 lavoratori non vengano messe a rischio. Intanto la prima preoccupazione è questo clima di aggressione nei confronti di chi lavora sostanzialmente. Abbiamo un referendum residuo che non fermerà le trivellazioni da un lato e quindi non si avranno i benefici che pensano coloro i quali hanno promosso il referendum. Creerà solo danni, cioè sfiducia nelle imprese, che hanno bisogno di vedere nel tempo per fare degli investimenti. Il rischio che è un importante distretto industriale, che è un distretto chimico, che è un distretto dell'energia, possa sia su un versante sia sull'altra conoscere una fase di indebolimento progressivo. Questa è una preoccupazione che abbiamo qui, che abbiamo a Gela come a Siracusa, cioè nei posti un po' più importanti da questo punto di vista, e riteniamo che questa campagna sia una campagna sbagliata. Il referendum è il modo peggiore per affrontare temi di politica industriale. La politica industriale Anche se è però da una solo di questo quelle non questioni dovrebbe che essere vanno affrontate attorno a un tavolo con serietà, con pacatezza, senza allarmismi e senza determinare una condizione davvero surreale che non c'è. 17 aprile si fa il voto, qual è la sua posizione rispetto a questo referendum? Che sicuramente è stata fatta molta cattiva informazione, molta controinformazione, senza un contrasto, senza un dibattito vero e proprio, perché forse hanno tutti paura di perdere consensi nello schierarsi a favore, diciamo, dell'attività. Temete un possibile sì, come risultato finale di questo referendum? Beh, sicuramente siamo preoccupati perché un possibile sì del referendum causerebbe sicuramente la chiusura di tutte le piattaforme all'interno delle 12 miglia, perché non sarebbe più possibile operare. Ma la paura più grande è sull'ignoranza rispetto all'argomento sul quale si va a votare, perché dietro c'è un po' di assurdo terrorismo su attività che svolgiamo qui con un'attenzione che nessuno conosce. Di tutti quelli che parlano, secondo me, tantissimi non sanno come facciamo certe attività. Questa è la paura più grande. E poi comunque il referendum, questo referendum, non risolverà sicuramente quello di cui hanno paura, anche se non è vero, ma hanno paura delle trivelle. Non c'entra nulla con la politica, diciamo, energetica del paese, questo referendum. Ha a che fare con le concessioni e quindi andranno a votare pensando di essere paladini di chissà cosa e non risolveranno nulla. Chiedo una cosa, non è un referendum troppo tecnico per un semplice cittadino che di queste cose magari non se n'è mai interessato? Secondo me sì, perché dietro c'è una politica energetica che è complessa, quindi non credo che sia lo strumento migliore per decidere certe cose. Dal punto di vista, diciamo, delle risorse energetiche, sarebbe stato opportuno che il governo, attraverso un piano di energetico nazionale, avesse deciso qual è la linea energetica in questo paese. Dare alla gente la possibilità di valutare di argomenti così tecnici può portare sicuramente solamente danni. Sono convinto che le risorse che abbiamo sicuramente dovranno essere sfruttate, anche in virtù del fatto che il passaggio a questo famoso alle rinnovabili non è immediato e quindi essendo qui l'offshore Ravennate esclusivamente produttore di gas metano, che è l'idrocarburo
sicuramente più pulito che esiste, forse c'è necessità che ancora in questa zona ci sia questa attività. Questo referendum è molto importante per il nostro distretto. Di fatto ufficialmente non è una battaglia per le trivelle o non le trivelle, no? Riguarda soltanto il discorso delle concessioni e noi abbiamo parecchie concessioni che sono prossime alla scadenza. E devo dire che sono preoccupato perché sono piattaforme tranquille che producono soltanto gas metano, problemi non ne hanno fatto, anzi hanno salvato quel po' di pesca che c'è, perché i pescatori si lamentano, fanno così, ma la realtà è che se c'è il pesce qui nell'Adriatico ancora è perché ci sono delle oasi protette attorno alle piattaforme, perché il pesce si trova soltanto lì e le zone di ripopolamento sono diventate le piattaforme. Quindi l'attenzione, diciamo, all'ambiente è massima, è altissima? Io sono un alpinista, sono subacqueo, sono un ecologista, ma sono anche un trif, perché noi dei danni non ne stiamo facendo, assolutamente. Tanto qui noi estraviamo solo del gas metano, che lo usiamo in casa, lo usiamo per riscaldarci, e se non lo facciamo noi comunque lo dobbiamo importare o dalla Siberia, lo dobbiamo importare dall'Algeria, lo fa la Croazia comunque nelle loro acque e volendo, e se inquinasse comunque inquinerebbe anche il nostro mare, cosa che comunque non succede, quindi sono favorevole al continuamento della trivellazione. Voi come lavoratori, diciamo, del settore o comunque di questo hub, temete le possibili conseguenze anche dal punto di vista dei posti di lavoro? Assolutamente sì, perché comunque se dovesse passare questa legge verrebbero intaccate tantissimi posti di lavoro, cosa che già in questo momento sta succedendo in alcune aziende del settore offshore, quindi diventerebbe una cosa molto grave, insomma. Siete preoccupati? Abbastanza, però insomma fiduciosi che gli italiani insomma stavolta ci pensino due volte prima di così a priori a votare insomma una legge che secondo noi, almeno secondo me, non ha senso, insomma. Visto che vogliamo la frutta e verdura a costo zero, anche l'energia andrebbe bene a costo zero.